Molti di voi nell'ultimo periodo mi hanno detto: Peppe, ma tu hai una routine prima di andare a dormire? Beh, io ho una mia routine prima di andare a dormire. È una skincare routine, per dirla tutta, ma è una routine che magari vi può tornare anche a voi utile per gestire qualche cosa. Adesso ve la spiego, ma prima di fare ciò, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube attivando la campanella, è molto molto importante. Lasciate subito un bel like, è gratis, non vi costa nulla. E vi ricordo che il 70% di voi non è ancora iscritto al canale, quindi fatelo immediatamente perché è gratis e non costa assolutamente nulla. Seguitemi su tutti i social e adesso andiamo a vedere perché è importante una routine. Beh, una routine può essere importante per tantissimi motivi, perché avere a fine giornata una fase di defaticamento vi permette di migliorare il vostro benessere generale. Io da quando l'attuo, che sia skin routine, ma anche skincare routine, ma anche mi permette quindi di, diciamo, di togliere dal corpo tutte le tossicità di una giornata. Io porto la mascherina, diciamo il cappellino della sala operatoria, sono a contatto con tantissime persone, smog e altre cose varie. Quindi, diciamo, ho bisogno di pulire la mia pelle, ma anche altre cose per pulire, tra virgolette, il mio corpo. E la prima cosa che faccio prima di andare a dormire è utilizzare il foam roller. Vi lascio il link in descrizione di quello che utilizzo io. L'ho preso da Bulk, ottimo, eccezionale, ottima qualità costruttiva. Guardate, è impossibile da piegare. Non è che sono forzutissimo, però ci sto io sopra. Vedete, non si riesce. Quindi, un ottimo prodotto, ve lo straconsiglio. E faccio gli esercizi decontratturanti per la colonna vertebrale. Questa mi permette di eliminare quelle contratture che poi mi fanno dormire male. Io faccio tanto sport, mi alleno tanto in palestra e tendo a sovraccaricare i muscoli della colonna. E sto tante ore lì in piedi, quindi questo può darmi qualche piccolo fastidio. Facendo questi esercizi la sera miglioro questa sintomatologia, diciamo. Un'altra cosa che faccio, andiamo subito a vedere in bagno. Eccovi qua nel mio bagno, come al solito sempre disordinato, ma vi faccio vedere quello che io faccio prima di andare a dormire. Prima di tutto, possibilmente faccio una maschera per il viso. Non la faccio tutti i giorni della settimana perché, come potete immaginare, è fastidioso, ma forse è meglio che mi toglia la tutina e mi vado a fare la maschera di oggi. Cambiato con una maglietta che mi va pure piccola, non so dove cavolo è sbucata. La prima cosa da fare è ovviamente dare una sciacquata al viso. Voi state dicendo, sicuramente io penso una cosa, state dicendo, ma perché mo, il medico mi fa la skin? Vabbè, lo so, ma io mi diverto a cambiare. Il mio canale YouTube è Peppe Ottonere, parla di tutto, pure della skin care routine. Bagno il viso. Ok, e col viso bagnato, io personalmente l'ho sempre fatta così e mi trovo bene, vado ad applicare la mia crema, se riesco ad aprire. E la vado ad applicare anche se io ho la barba, lo so che è molto fastidiosa, però la applico lo stesso. Quindi vai, si applica molto meglio se voi la mettete con, soprattutto se avete la barba in questo modo qua, perché va su tutti i lati. Andiamo a sporcare tutto. Eccomi qua. Sono bellissimo, ci vediamo fra 10 minuti. Eccoci qua, sono passati un quarto d'ora, 20 minuti. Io tendo generalmente a sciacquarmi la faccia con acqua calda e sapone. Facciamo venire l'acqua calda. Eccoci qua, acqua calda e sapone. Ok, dopo aver fatto la parte, diciamo, di skincare più approfondita, la seconda cosa che faccio prima di andare a dormire è mettermi il mio Minoxidil. Minoxidil, vabbè, io vi ho fatto già i video sulla calvizie, sulla alopecia androgenetica, e ne ho già parlato nel dettaglio, quindi non entrerò nel dettaglio di questa cosa qua. Ma in generale, un minoxidil semplice ai maschietti potrebbe sempre fare bene. Attenzione a non farlo scolare, perché sennò poi vengono le cose qua. Quindi io lo applico su tutta la testa. Ovviamente, questo è quasi finito, mi deve arrivare il nuovo. Un ml va più che bene. Metterò un po' così, massaggio bene. Praticamente, questo è l'ultimo che mi è rimasto, quindi lo faccio vedere così. E vado a massaggiare bene il cuoio capelluto. Questo io lo faccio per almeno un minuto, la sera prima di andare a dormire. Per un minuto. Fatto questo, utilizzo due prodotti che compro da Lush. Lush non mi paga, ovviamente, è un'azienda che però fa prodotti naturali. Mi trovo molto bene con i loro prodotti e vi faccio vedere. Questo è un'acqua marina. Da qua praticamente mi levica la pelle, anche se è molto molto neutro, vi faccio vedere. Mentre questo qua è invece un altro prodottino, una pasta naturale che ha funzione di scrub. Quindi prendo prima un po' di pasta naturale come scrub, vedete, eccolo qua. Lo bagno sempre un pochettino, ok? E lo, diciamo, lo gratto sulla. Vedete che effetto fa? Sembra un po' pastura per quello che utilizzo. Che utilizzano i pappagallini. Ottimo odore, ciao. Ed è tutte queste palline qua che serve per scrabbare un po' la pelle, quindi togliere quelle impurità che abbiamo qua. Quindi prima questa fase, diciamo, di levigatura, di sciacquare abbondantemente.
Ok. Dopo aver sciacquato abbondantemente il volto, sono rosso come un peperone, perché ovviamente queste cose qua tendono un po' a irritarti visto che vai a grattare, vado a rinfrescare la pelle, quindi per eliminare questo rossore che mi sono fatto, che sembro uscito da non so che cosa, guardate come sono, questo qua, che invece è lenitivo. Questo qua invece lo passo delicatamente sul volto. Gli diamo l'acqua perché è bene risparmiare. No, soldi, ma per il pianeta non sprecare acqua. Ed è una sorta di sapone, questo lo utilizzo praticamente al mattino anche, e oltre che la sera, e va un po' ad agire in questo senso. Meno male che mi sono messo questa maglietta qua, altrimenti avrei fatto un casino. E basta. Poi mi lavi i denti, ma questo non c'è bisogno, vi faccio vedere perché lavare i denti. Vedete già che si è un po' sfiammata la pelle, adesso è un po' infiammata perché lo tratto così, però poi si sfiamma per bene, fra un paio di minuti tornerà normale. Poi vado a dormire e finisce qua questo video, cioè un video che lo vedranno quante persone? 50, 60 se siamo larghi. Però volevo farlo, me l'avete chiesto in tanti, quindi tanti sono i 50 che me l'hanno chiesto e che vedranno il video. Però lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, da un po' più in condizioni indecenti, ma con la pelle super, non so se potete sentirla, ah, bella morbida, liscia. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, supportatemi, seguite tutti i social, Instagram, TikTok, e noi ci vediamo in prossimi video. Ciao ragazzi!